Questo servizio è offerto da COP Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il 25 giugno 2009 moriva a Los Angeles Michael Jackson e oggi, ad un anno dalla scomparsa, si celebrano commemorazioni in tutto il mondo e anche Este porta il suo contributo. Grazie al lavoro del collezionista Roberto Bevilacqua è stata allestita una mostra intitolata Omaggio a Michael Jackson. Oggi verrà inaugurata la mostra Omaggio a Michael Jackson e chiediamo subito in cosa consiste questa mostra. Noi pensiamo a Michael Jackson fin da quando ci venne l'idea di aprire Usate Rarità, ossia avevamo deciso che il giorno dell'inaugurazione avremmo ascoltato, ovviamente su un giradischi a valvole, la musica di We Are the World. Lui veniva da una precedente esperienza con i fratelli, con i Jackson 5 per l'appunto, e poi ebbe questo grande successo che si tradusse poi in dischi. E ovviamente, com'è nello stile di Usate Rarità e dell'artificio, materiale da collezionare. Di quanti pezzi si compone la collezione che possiamo vedere esposta e ci può raccontare un pezzo a cui tiene particolarmente? La cinquantina di pezzi, tutti assolutamente ricercati, senza contare ovviamente le doppie copie di ciascun lavoro che nella quasi totalità degli elementi rappresentati esiste, ed ecco perché vengono fatti anche degli scambi nelle mostre che portiamo in giro ovunque. Dicevo, tra tutta questa produzione spicca, quantomeno perché è ancora in celofanata, visto l'età che ha, questa cassetta stereo 8, quel formato che ricordo aveva il papà nella sua Zagato con quella radio grande e quei cassettoni, che è niente poco di meno che lavoro dei Jackson 5, perciò credo diciamo motivo di vanto di questa mostra. L'operazione che è stata fatta appunto in memoria del primo anno dalla scomparsa di Michael Jackson verrà ripetuta anche per la ricorrenza della scomparsa o della nascita di qualche altro personaggio caro a Usate Rarità? Siamo legatissimi a Luigi Tenco. Grazie a Dio e anche a noi che abbiamo effettuato la ricerca durante tanti anni, prima nei 45 giri, nei 33 giri e poi anche nelle sue primissime registrazioni, addirittura prove di registrazioni discografiche. Vogliamo tributare un omaggio a questo straordinario interprete della grande sensibilità che chissà, come dice Gino Paoli, se fosse vissuto cosa ci avrebbe dato. Nel corso della giornata di oggi, cosa accadrà per quanto riguarda il collezionismo? Ovvero la gente potrà venire nella sede di Usate Rarità a Este e scambiare pezzi su Michael Jackson. Sì, come nello stile delle nostre mostre, non c'è lo spirito commerciale accentuato, anzi tutt'altro. Dicevo di doppie copie di materiale, ne abbiamo parecchie, è per questo che si potrà anche scambiare. Abbiamo tante cose che sono assolutamente uniche. Abbiamo l'opportunità di avere anche i primi esperimenti del Moonwalker, per esempio, di Michael Jackson e le sue pochissime, presenze in, raccolte. Tutto questo, lo conserviamo gelosamente, ma siamo disposti eventualmente anche a scambiarlo, ma soprattutto a interagire con altri organismi, con altre figure che si interessino a Michael Jackson, attraverso le quali potremmo allargare la nostra competenza. Gli appassionati o i semplici curiosi di Este e dintorni sono avvisati. Nella sede di Usate Rarità in via Zanchi 6, dalle 9 alle 18 del 25 giugno 2010, sarà possibile acquistare, scambiare, ma anche solo toccare o guardare dei pezzi unici sul re del pop.